Ultimati a Silvi i lavori di difesa della costa sud, iniziati nel dicembre 2020, sono state realizzate 5 vasche costituite da pennelli in parte emersi e in parte sommersi e una scogliera frontale sul fondale a partire dalla sponda sinistra del fiume Saline, in territorio di Città Sant'Angelo, sino all'ex villaggio del Fanciullo, per una lunghezza totale di circa 2,5 chilometri. Sindaco Scordella, quasi 2 anni e mezzo di lavoro per difendere 2,5 chilometri di costa. Sono terminati i lavori finalmente? Finalmente sono terminati i lavori. Diciamo che questo è un iter ormai che andava avanti dal 2015. Naturalmente si era interrotto. Noi come amministrazione l'abbiamo ripresa, abbiamo portato a conclusione questi 4 milioni di intervento, di euro di intervento, e oggi abbiamo i primi risultati che sono positivi e siamo soddisfatti per il momento di quello che sta accadendo in quel tratto costiero. Ad essere ottimisti per la stagione estiva alle porte sono anche ovviamente gli operatori turistici. Con Enrico Di Francesco, visibilmente soddisfatto dopo i lavori effettuati qui a Silvi, si ricomincia a vivere anche sotto l'aspetto professionale? Beh, direi proprio di sì, perché negli ultimi 3-4 anni in particolare abbiamo passato veramente dei guai, noi e i clienti che sono rimasti con noi, che non ci hanno abbandonato, perché stare costantemente con l'acqua sotto l'ombrellone e noi sotto al lido e veder crollare il lido man mano non è una cosa positiva. Da quando i lavori sono stati terminati, è stato fatto anche un piccolo rifacimento poco fa, la situazione è tornata alla normalità per la gioia nostra e dei clienti soprattutto, e possono rifare una stagione in normalità, diciamo. Per la realizzazione dell'opera sono state impiegate circa 150.000 tonnellate di scogli naturali, in gran parte provenienti dalle cave di Apiricena. Quello che voglio dire è che sicuramente gli operatori erano sfiduciati, perché comunque l'iter è stato molto lungo e i risultati nelle opere che ancora non si erano concluse naturalmente non erano evidenti. Nel momento in cui invece abbiamo concluso finalmente tutta l'asse delle vasche, insomma, di contenimento con i pennelli e con le soffolte, a quel punto lì naturalmente abbiamo portato avanti anche le opere di ripascimento grazie alla Regione, ed effettivamente oggi i risultati, insomma, si vedono, i balneatori possono, diciamo, essere soddisfatti e soprattutto possono affrontare una stagione estiva con più serenità.